Vi avevo promesso un aggiornamento sul mio stato di salute dopo il vaccino che ho fatto l'altro giorno. Intanto grazie per aver seguito, commentato e condiviso il video che ho fatto in diretta ieri mattina da quell'hotel dell'Isola d'Elba. Quindi una storia un po' particolare, vabbè, brevemente per chi si è perso la puntata precedente, sono andato a fare il vaccino a Portoferraio sull'Isola d'Elba perché io, pur essendo lombardo, ho una docenza a contratto in Toscana, a Lisia di Firenze, però quando mi sono registrato sulla piattaforma della regione toscana per prenotare il vaccino, l'unico posto disponibile a breve era a Portoferraio, sull'Isola d'Elba, e io ho deciso di farmi carico di questo viaggio e andare. È stato in effetti faticoso, lo devo dire, uno nei commenti mi ha giustamente scritto: beh, insomma, ti è costato un po' questo vaccino. Sì, perché ho dovuto prendere l'auto, prendere un traghetto, prendere un albergo per dormire, mangiare fuori, poi rientrare e poi dovrò rifare il tutto al 19 di maggio quando farò il cosiddetto richiamo. Però secondo me ne valeva la pena, cioè era un'occasione troppo ghiotta, nella paura che poi i vaccini, che ne so, si sarebbero esauriti, avrebbero inserito altre categorie per cui poi il mio turno passava, allora ho scelto di assumermi appunto l'onere di questa trasferta un po' impegnativa e andare a farlo. Allora, quando ho fatto la diretta ieri mattina, ero abbastanza sereno, dicevo: ah, ho fatto il vaccino ieri sera, quindi io l'ho fatto mercoledì alle ore 18, ok? Quindi sono passati, è un giorno e mezzo, adesso sono le 11 del mattino, quindi circa. Allora, ieri mattina, in effetti, quando ho fatto la diretta, che erano le 9, circa appena sveglio, era tutto a posto. Ho fatto poi colazione. E mi sono fatto una passeggiata, visto che avevo il traghetto verso mezzogiorno, 12:45. Vabbè, mi faccio una passeggiata qui a Portoferraio, tra l'altro splendido posto, giornata favolosa, sembrava di essere a maggio e non a febbraio, anche perché ho detto magari mi riattivo, perché sentivo solo un po' di spossatezza, un po' quel senso di testa, come avevo detto, impallonata, come quando hai bevuto qualche spumante di troppo la sera prima e sei un po' stordito, ecco. E in effetti sì, cioè, camminando un po' mi sono riattivato, però allo stesso tempo notavo un po' di spossatezza, quindi questo indubbiamente c'è. Quando poi mi sono avvicinato al porto per prendere il traghetto, ed era quindi circa mezzogiorno e un quarto, devo ammettere che ho sentito un po' di sintomi da leggera influenza, no? Quindi un po' di sempre spossatezza, sensazione di febbre. Che non so se davvero avevo, perché non avevo con me un termometro e non mi sono messo a provarla, è un po' di indolenzimento muscolare, tipica sensazione da leggera influenza. Quando sono salito sul traghetto, il tizio che ha detto al controllo della temperatura mi ha provato con il solito aggeggino sulla fronte e mi ha fatto passare, quindi boh, o quell'aggeggino non funziona come molti mi dicono. Sono molto approssimativo, oppure semplicemente non avevo febbre, ma era solamente una sensazione. Fatto sta che poi sul traghetto, per contrastare un po' questa sensazione, ho preso un'aspirina 500. Io non sono un grande fan del paracetamolo, preferisco l'aspirina se è solo una questione di sintomi parainfluenzali, e con un'aspirina 500 in effetti sono andato a posto. Ho fatto il mio viaggio in traghetto, sono arrivato a prendere l'auto a Piombino, che erano circa le 14, e ho ripreso il viaggio verso la profonda Padania. Sono risalito. Mi sono fermato poi a fare un pranzo, un pit stop. Scusate, mi sta suonando il cellulare, devo la chiamata. Mi sono poi fermato a fare un pit stop, un pranzo veloce alle 3 del pomeriggio in un autogrill. Stavo benone, ho mangiato un panino. Qui però, prima sorpresa della giornata, cioè ferma lì a fare pausa, c'era una volante della polizia stradale, che intanto che era lì a fare pausa, controllava anche le persone che erano ferme lì in autogrill, e quindi mi sono beccato il controllo con tanto di consegna della autodichiarazione sul motivo del mio spostamento. Che devo ammettere ha lasciato un po' perplessi i poliziotti, perché hanno detto: ma scusi, lei cosa ci fa da Lodi a Portoferraio a fare il vaccino? Allora ho tirato fuori tutti i documenti, fra cui appunto il contratto di incarico dell'ISIA, avevo addirittura con me il registro dell'ISIA in cui segno le assenze di studenti, i vari argomenti delle lezioni, e
e anche la prenotazione del vaccino. Con questi documenti mi hanno detto che non c'erano problemi, sono stati anche molto gentili. Ho perso quel quarto d'ora per appunto compilare il tutto e mi hanno lasciato andare. Quindi devo rettificare quello che ho detto nella diretta di ieri. Ho detto, ah, caspita, ho attraversato quattro regioni e non ho visto neanche un controllo. In effetti, ieri, tac, appena ho parlato, è arrivata la sorpresa, il controllo da parte della polizia. Poi ho visto un altro controllo al casello di Lodi alla sera quando sono arrivato. Controllavano a campione fuori dal casello, ma non mi hanno fermato. E fermavano più che altri camion, ho visto. Ad ogni modo, ecco, sono ripartito. Quando sono arrivate circa le 5 del pomeriggio, che ero già verso più o meno il passo della Cisa, devo ammettere che è finito l'effetto dell'aspirina e mi è tornata un po' mi è tornata un po' quella sensazione. E visto che dovevo guidare, volevo essere bello, bello lucido. Ho preso un'altra aspirina sostanzialmente, un'altra aspirina 500. Mi sono fermato a bere un caffè, a prendere questa aspirina, a bere un po' d'acqua e in effetti subito anche lì ha fatto effetto il farmaco e sono tornato a posto. Niente, poi altra sorpresa, poi purtroppo l'autostrada c'era un grave incidente all'altezza, mi sembra, di Fiorenzuola, quindi anche l'autostrada era ferma, ho dovuto rallentare, fermarmi in un autogrill per aspettare che si smaltisse questo traffico. E lì, vabbè, lì si è sovrapposta poi la stanchezza, probabilmente. Ero in giro da 2 giorni, è stata una cosa un po' pesantina. Alla fine sono arrivato a casa che non le, sono entrato in casa a Lodi che erano le 8:15 di sera. Ho cenato, ecco, e dopo cena, forse anche perché mi è calata l'adrenalina, mi è salita la stanchezza, mi è tornata questa sensazione di influenza, di sintomi da influenza e anche abbastanza più forte rispetto a quello che ho sentito la mattina e il pomeriggio. E quindi niente, prima di andare a letto, dopo cena, ho preso un'altra aspirina 500 e mi sono messo a letto. Adesso stamattina la notte è passata regolarmente, con sì, un po' sudaticcia, come normalmente succede quando hai questi sintomi, ma niente, stamattina mi sono svegliato, ho fatto colazione, ho fatto una doccia ritemprante e adesso sembra che sia passato tutto. Adesso non ho preso altri farmaci, non sento bisogno di prenderne. Credo che appunto sia da mettere in conto, quindi sostanzialmente un giorno. Il giorno successivo è da mettere in conto un po' di malessere. Non credo che ci sia nulla da cui, come dire, per cui scandalizzarsi e stupirsi, è chiaro, anche quando si fanno i vaccini anti-influenzale e anche altri vaccini. Si sa che il giorno successivo può essere un giorno fastidioso, stop, ma come dire, il prezzo è un prezzo che secondo me vale la pena pagare per poi la sensazione un po' più di protezione, di relax che ti dà. Certo, adesso mi manca ancora la seconda dose, quindi non è che posso certo comportarmi come se fossi vaccinato, immune dal Covid, perché sappiamo tutti che non è così. Però psicologicamente un po' meglio stai, no? Cioè, ti muovi con un po' più di fiducia, ecco. Volevo dire un'altra cosa che non mi ricordo. Ah, ecco, sì, questa cosa magari la lascio come riflessione, magari qualcuno che mi segue, che è del giro medico, diciamo del settore sanitario, mi sa dare la risposta. Allora, visto che la mia situazione è un po' particolare, no? Che io ho una tessera sanitaria lombarda e ho fatto il vaccino in Toscana, la mia paura era che poi questo dato si perdesse. Visto che non ti lasciano nulla di scritto, ecco, questa cosa un po' mi lascia perplesso, posso dire. Cioè, esci dalla vaccinazione senza avere un pezzo di carta che dichiara che hai fatto il vaccino in data tale. Cioè, tu hai solo la prenotazione. Io avevo alla polizia ieri, ho fatto vedere la prenotazione del vaccino, ma la prenotazione non è un documento che attesta che io ho fatto il vaccino, è un documento che attesta che io avevo la prenotazione per farlo. Io avrei potuto anche non presentarmi, capite? Quindi secondo me dovrebbe esserci un meccanismo per cui almeno ti rilasciano una prova del fatto che hai fatto il vaccino. Perché appunto se ieri il poliziotto fosse stato un po' più pignolo, mi avrebbe dovuto dire: ma lei l'ha fatto davvero questo vaccino? Mi faccia vedere la prova. Io non avevo nulla in mano. Poi, appunto, in ottica di certificazione vaccinale, così mi hanno spiegato in sede lì a Portoferraio quando ho fatto il vaccino, mi hanno spiegato che il mio vaccino viene registrato sul fascicolo sanitario,
nazionale attraverso il codice fiscale. E quindi dicevano che il mio medico curante, il mio medico di famiglia, può semplicemente accedere a questa informazione e farmi lui una certificazione perché questa informazione viene registrata. Ecco, io spero che questo cioè che funzioni davvero così, perché non vorrei che invece poi il dato invece di essere nazionale è regionale e le due regioni, Toscana e Lombardia, non si parlano. Non so, adesso forse sono paranoico, però ecco, se qualcuno mi può rassicurare su questo sarebbe d'aiuto, cosa buona. Altra cosa, scusate, sempre comunicazione di servizio, mi scuso per ieri il video che ho fatto in diretta, poi quando chi l'ha visto successivamente mi ha fatto notare che c'era l'audio fuori sincrono di mezzo secondo, però era fastidioso, infatti l'ho rivisto anch'io, è fastidioso. Adesso sto usando, ieri ho usato il Macintosh, adesso sto usando un cellulare, questa cosa in effetti è un po' bizzarra, solitamente quando faccio dirette uso il cellulare e va tutto bene. Anche la risoluzione è migliore. Mi fa specie che usando un Macintosh da 1500 euro il video venga male e usando un cellulare da 180 euro il video venga bene. Forse su questo sarebbe Apple dovrebbe farsi una riflessione, poi magari sono io che non sono capace di utilizzarli. Vabbè, mi scuso, purtroppo è venuto male. E comunque, grazie a un follower, appunto, che ringrazio sentitamente, mi è arrivata la versione con l'audio in sincrono. Io non sono molto abile a fare questi lavoretti. E l'ho caricata su YouTube, quindi chi volesse vedere il video di ieri con l'audio corretto, basta che lo cerca sul mio canale YouTube e lì c'è la versione un po' più guardabile. Oggi spero che il video adesso, quando schiaccerò su termine, la gente potrà vederlo come video registrato. Mi auguro che sia venuto correttamente. Nient'altro, grazie. Se avete domande, ecco, visto che Matteo scrive: prendo nota per mia moglie, spossatezza generale, stato febbrile non conclamato. Sì, allora, stato febbrile non conclamato perché io ingenuamente non mi sono portato dietro un termometro, magari avrei potuto anche provarmi la febbre, ma posso dire, cioè chi se ne frega, nel senso, sapendo che non ho una malattia, ma che è la reazione al vaccino, sinceramente sapere se ho la febbre a 38 o a 37 e mezzo mi frega relativamente, so che è questione di tempo, bisogna semplicemente aspettare e passa. E infatti già stamattina non c'è sensazione, cioè se mi vedete non sembro, no, particolarmente sofferente. Ieri sera sì, lo ammetto, avrei voluto fare una diretta ieri sera, a parte che sono arrivato più tardi di quello che mi aspettavo, però ecco, ieri sera ero un po', insomma, ero un po' provatino, ero un po' stanco, l'occhio lucido, e allora ho evitato di fare una diretta alle 9 di sera in quelle condizioni, te le faccio domani mattina con la luce della finestra, che è un po' più gradevole. E così vi ho raccontato tutte le 24 ore successive. Però sì, cioè, mettete in conto che un giorno non si sta bene, ecco, cioè, per chi lavora da dipendente, magari mettere in conto di prendere il giorno libero, ecco, tutto lì. Poi, ecco, non so, se qualcuno vuole raccontare una sua storia un po' diversa, che non ha sentito neanche non ha avuto neanche quelle conseguenze il giorno successivo, ben venga, vediamo nei commenti se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Vediamo se c'è qualche altra richiesta. No, niente. No, ecco, ho apprezzato quelli che mi hanno scritto ieri nei commenti: bravo Simone, hai fatto bene, cioè grazie, nel senso che mi sembra una cosa sensata, ecco, cioè, avere l'occasione di fare il vaccino in un mondo come questo, in cui invece i vaccini sono cosa rara e bisogna, come dire, darsi da fare per riuscire a raggiungere. Mi sembra corretto che nel momento in cui mi è stata offerta questa occasione, anche se lontano, anche se comportava delle spese, io la accettassi. Ecco. Non mi sembra di aver fatto niente di particolare. Ecco. Mi fa strano che magari, ecco, qualche toscano non abbia voglia di andare a farselo all'Isola d'Elba solo perché deve prendere un traghetto. Ecco, io vi invito a pensarci. Visto che lì c'era più disponibilità, e penso che questo dipenda dal fatto che è un'isola e che quindi ci sono meno persone che vivono lì e che appunto per andarci bisogna prendere un traghetto, però se guardate la piattaforma della Regione Toscana e vi offrono di andarlo a fare anche in una località un po' lontana, un po' scomoda, pensateci, perché è davvero un peccato lasciar correre questa occasione. Va bene, grazie. Penso che se non ci saranno particolari sconvolgimenti sulla mia salute, sul mio stato di salute nelle prossime ore, non farò altri aggiornamenti, quindi vi risparmio altre noiosi racconti. Tornerò da domani a parlare su questa pagina di proprietà intellettuale, privacy e altri temi noiosi come quelli. Ok, grazie a tutti, buona giornata, ciao ciao.